Il 23 maggio è la giornata mondiale della legalità, istituita per ricordare la strage di Capaci, in ricordo di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morbillo e degli agenti delle loro scorte. Una giornata che serve per ribadire a più livelli un no alla mafia e che trova sicuramente a Palermo una delle iniziative più simboliche con Palermo Chiama Italia, cioè un movimento studentesco contro tutte le mafie al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, soprattutto dei più giovani. Con mafia si indica una qualsiasi organizzazione criminale di persone che impone la propria volontà con mezzi spesso illegali, per conseguire a fini privati anche a danno degli interessi pubblici. La mafia non è solo un insieme di organizzazioni criminali, ma è anche una cultura che fonda e regola le relazioni personali sull'esercizio sistematico della violenza e dell'intimidazione, sull'omertà, sulla segretezza, sulla trasformazione di diritti in favori dei cittadini sudditi. Legalità significa che tutti gli individui sono tenuti ad agire secondo la legge e questo comporta il rispetto alle regole nella vita sociale, il rispetto dei valori della democrazia e l'esercizio dei diritti di cittadinanza. Essa aiuta a comprendere come l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche, sviluppa la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette. La parola legalità, da sola, indica esclusivamente l'atteggiamento dei cittadini nei confronti della legge. L'educazione alla legalità rappresenta, nell'attuale momento storico in cui la nostra società diventa sempre più complessa e contraddittoria, uno degli aspetti fondamentali della formazione integrale della persona. Il progetto La legalità assume, di conseguenza, un'importanza rilevante nella realtà in cui la nostra scuola si trova. Le finalità che il progetto persegue, nella consapevolezza del compito che la scuola ha appunto di intervenire, sono dunque quelle di far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali all'organizzazione democratica e civile della società, e favorire lo sviluppo di un'autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti mentali indispensabili per saper discriminare le varie forme di comportamento ed arginare i fenomeni negativi, emarginandoli nella coscienza collettiva. Perché in fondo questa vita non ha significato, se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione.